Nessuno di voi ha bisogno di quest'uomo e le mie figlie amano così tanto intrattenersi coi forestieri. Se lascerete il mortale nelle mani del casato di Vito, io, le mie figlie e il dottor Tonerino e gli occhi del suo privato sangue. Quindi? Sveglia! Quindi? Chiudete quella bocca! Cosa? Dove? La vuoi spassare con lui in privato? Dov'è il divertimento? Lasciatemelo e creerò uno spettacolo che piacerà a tutti. Oh, che ridicolo! A chi vuoi che importi del tuo circo? Garantisco che l'omuncolo soffrirà in un... Sì, come no, e poi nel castello gli tagliate l'uccello, bla bla bla. Ho ascoltato le vostre ragioni. Alcuni di voi sono stati più convincenti di altri, ma ho preso la mia decisione. Heisenberg, il destino di quest'uomo è nelle tue mani. Madre Miranda, io non sono d'accordo. Heisenberg è solo un ragazzino e la sua devozione è davvero discutibile. Affidate il mortale a me e mi assicurerò che sia pronto. Chiudi quella cazzo di fogna e per una volta impara a perdere. Cercati la cena da un'altra parte. Ti conviene stare zitto, ragazzino. Lascia parlare gli adulti. Un ragazzino? Sei tu che fai sempre i capricci con Miranda! Non avresti responsabilità neanche se te l'attaccassero. Ah, cresci ancora e la tua testa forse conterrà il tuo ego! La mia opinione non conta. Silenzio! La mia decisione è definitiva. Non voglio discussioni. Imparate a stare al vostro posto. Grazie. Signore e orrori! Grazie per l'attesa! Inizia lo spettacolo! Vediamo di che pasta sei fatto, Ethan Winters. Preparati. No, Silenzio! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, si va in scena! Cristo santo! Bravo! Scappa se vuoi salvarti! Molto bene, Ethan! Come dicono. Oh, non pensavi che ti avrei fatto scappare, vero? Devo far divertire Donna e Moro. È arrivato il momento dello splendido e sanguinoso gran finale. Che c'è di meglio di un bel macinato di carne americana?
ti attendevo con ansia, signor Winters. Come sai il mio nome? Beh, ormai tutti hanno sentito di te e delle tue gesta. L'eroe in cerca della propria figlia. Devo ammettere che il castello desta non pochi sospetti. Già, non è l'unico. Io sono solo un umile mercante. Qui? Devi perdonarmi. Puoi chiamarmi il Duca. Parliamo d'affari. Armi, munizioni, unguenti curativi. Tutto quello che desideri, qui puoi trovarlo. No. Che Rose sia qui. Stai cercando Rose. Cosa? Sangue di uomo. Madre, ho catturato una preda per te. Siete così premurose, figlie mie. E ora? Vediamo un po'. Bene, bene, Ethan Winters. E così sei scampato ai giochetti di quell'idiota di mio fratello. Vediamo che cos'hai di tanto speciale. Sì, madre. Sì, madre. Forse è un po' stagionato. Allora è meglio sbrigarsi a divorarlo, madre. Ma sono stata io a catturarlo. Calma, calma, ragazzi. Prima devo informare madre Miranda. Ma più tardi... Vedrete che ce ne sarà abbastanza per tutte. Tiratelo su. Aspettate. Ehi, ehi, fermi. Mettetemi giù. Oh, potresti pentirti di quello che... Lasciami andare. Maledette psicopatiche. Ah!
Dove hanno portato Rose? Ci ritroviamo ancora! Duca, che ci fai qui? Sai dove c'è da guadagnare? E dimmi, hai trovato tua figlia? No. Se Rose si trovasse davvero qui, è probabile che la signora del castello la tenga nelle sue stanze private. Tu non trovi? Dimitrescu? Sì, proprio lei. Perché non dai un'occhiata? Magari hai fortuna. E a tal proposito, guarda il mio inventario. I'm going to go to the hospital.